Napoli, Piazza Dante, sono le 18.30 circa, siamo in compagnia della dottoressa Marina Sandri, presidente dell'associazione La Genesi. Marina, cosa fa stasera qui a Napoli di domenica, tra le altre cose? C'è un bel gruppo di persone, che sta succedendo? Mi unisco a tutti quegli italiani che stanno lottando per difendere i propri diritti, ma non solo, perché qui oggi non sono solo i diritti che dobbiamo difendere, ma dobbiamo difendere anche la nostra spiritualità che è stata attaccata. Noi a telecamere spente stavamo parlando di qualcosa di molto grosso che sta accadendo nel mondo, che la gente non ha ancora preso coscienza, ma non parlavo e non mi riferivo al popolo, all'uomo nella strada, ma anche ai sedicenti acculturati che sono scettici, consapevoli, perché sono dei cattolici che pensano di sapere tutto. In realtà il Great Reset, il grande cambiamento è pienamente in atto. C'è un attacco alla libertà individuale, ma anche alle libertà costituzionali in vari paesi del mondo, dove abbiamo una costituzione noi. Dove noi ce l'abbiamo, ma è calpestata costantemente. In un museo forse. Qual è la prima cosa dal suo punto di vista da fare? Beh, intanto bisogna fare informazione e formazione, perché questa ignoranza è stata indotta. E anni purtroppo che questo accade, sono stati ipnotizzati i cittadini, i popoli, attraverso la televisione, ma non solo attraverso la televisione. Abbiamo vissuto con la falsemia, ma anche il cinema, la canzone, perché è importante dire che anche le canzoni che oggi ascoltiamo, se così possiamo chiamarle canzoni, influenzano negativamente i nostri giovani. Gli americani utilizzano degli attori, cantanti. Il mondo dello spettacolo è sempre stato la stampella del potere del sistema. Esatto. La scuola, parlavamo anche di scuola, la scuola ha perso la sua funzione educativa e formativa, così come è stato distrutto il primo baluardo sociale che è la famiglia. Assolutamente, per questo che dico che il primo attacco è stato fatto alla nostra fede cristiana. Infatti io non ho nulla contro i gay, per l'amor di Dio, ognuno sceglie il proprio compagno o la propria compagna, però è stata attaccata la famiglia attraverso proprio la nostra fede. Io sono cattolica, credo in Dio e quindi è stato attaccato proprio dall'interno e vediamo, ahimè, purtroppo anche insomma, questo Papa, chiamiamolo Papa, anche se per me non è il nostro, almeno per quanto riguarda me non è il mio Papa, non fa nulla sembra, per difendere la famiglia naturale. Cambiare un po' di Esatto. Tiro, però poi certo. Sostanzialmente la sua associazione è un'associazione che si muove tantissimo sul territorio nazionale, qual è il vostro core business? Allora, noi adesso faremo un evento il 17 settembre a Roma, abbiamo fatto un appello alle associazioni, agli avvocati, agli scienziati, agli economisti per unire le forze insieme al già presidente di Cassazione Francesco Maria Fioretti per aggredire giuridicamente dall'esterno tutte le nefandezze che sono state fatte e che faranno, perché ultima cambiano i governi, ma la situazione che poi è troppo lungo il messaggio. 25 settembre si dovrebbe andare al voto. Sì. Quale voto? Per chi votare? Allora, io dico sempre che indossano le varie maglie, no? Come il calcio, Inter, Milan, eccetera, eccetera, ma poi sotto indossano tutti la stessa maglia dell'elite. Non vado a votare e consiglio a chi mi ascolta di non votare. Va benissimo, noi su questa frase importante chiudiamo questa importante intervista, anche molto bella. Avrei molto da dire per quanto riguarda il però 25 settembre. Ci fermiamo qua, ringraziamo il nostro bravissimo operatore.